Il dialogo culturale tra medici, filosofi, musicisti, neurologi, antropologi, pazienti, letterati, epistemiologi spiega quanto conti nella nostra modernità il pensiero armonico che crea connessione tra più elementi. Uno di questi è la natura. Il professor Vincenzo Pepe, professore ordinario di diritto ambientale comparato all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e presidente nazionale di Fare Ambiente. Le armonie e le disarmonie sono il senso della vita, sono la ragione stessa della vita. Senza armonia non c'è vita, con la disarmonia c'è soltanto negatività, c'è soltanto distruzione. E io che mi occupo di ambiente da tanti anni, ritengo che noi che percepiamo l'ambitus, ovvero tutto ciò che ci sta intorno, e ciò che ci sta intorno è la natura, flora, la fauna, ma anche l'intelligenza nostra che ha costruito, che ha edificato, la cultura nostra. Noi siamo l'ambiente e in questo ambiente noi dobbiamo vivere in equilibrio con gli altri elementi viventi. Perché dobbiamo vivere in armonia? Anche nel mondo antico, quando l'uomo violentava la natura si ribellava con manifestazioni negative, era Giove che attraverso il fulmine voleva punire l'uomo, ma il nostro comportamento nell'ambitus, ovvero nell'insieme degli elementi fisici, chimici, biologici e sociali, questo nostro comportamento deve essere di equilibrio, di connessione, e l'armonia è sostanzialmente questo, è equilibrio e connessione con gli altri elementi che costituiscono l'ambitus, e l'armonia deve essere essenzialmente dentro di noi, perché la disarmonia crea patologie, la disarmonia somatizza il disequilibrio e quindi crea grandi difficoltà. Del resto lo stile di vita nostro deve essere in connessione, e nel mondo antico la prima disciplina era la ginnastica e la musica, e la ginnastica e la musica sono le massime espressioni di armonia. Armonia è benessere, come dice lo stesso Parmenide, il filosofo Parmenide di Elea, che era un medico, ma era un filosofo, perché attraverso lo spirito, attraverso la divinità che è in tutte le cose, la divinità che accomuna, che è il minimo comune denominatore delle diversità, è la sintesi, e l'armonia è la sintesi, la capacità di avere coscienza, avere capacità di essere in connessione anche con chi è diverso da noi, con chi la pensa in modo diverso. C'è una risoluzione dell'ONU del 2009 che traccia le basi del rapporto tra armonia con la natura, e del resto in questa visione olistica tanto cara alle religioni orientali, alle religioni olistiche, alle religioni animalistiche, sciamaiche, ci riporta al senso dell'armonia come bellezza. E vedete, la bellezza, che non è solo estetica, la stessa estetica è figlia dell'etica, ci riporta l'armonia, la bellezza al rapporto con noi stessi, cioè al rapporto con la nostra mente, a far sì che con l'educazione facciamo uscire quella divinità che è in noi e che sovrintende l'armonia, che è armonia.